Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono stracontenta di essere tornata a portare dei contenuti anche qua, dopo qualche settimana di stop, diciamo, per motivi e problemi tecnici. Tra l'altro oggi sono super contenta perché questo sarà il primo video registrato, possiamo dire, in maniera un po' più seria, grazie a un oggettino che mi sono appena comprato, che è esattamente ciò che sto usando per registrare adesso, dopo ve lo faccio vedere. E quindi niente, raga, come avrete letto dal titolo, quello di oggi sarà un What I Eat in a Day più una parte del mio allenamento. Dato che oggi andiamo a allenare spalle e braccia. Chi mi segue sugli altri social sa che purtroppo mi sono infortunata alla gamba sinistra, quindi gli allenamenti di gambe per il momento li sto un po' rallentando. Quindi niente, io direi di non perderci in chiacchiere. Iniziamo subito dalla colazione. Ormai sono le 10:30 del mattino, sono sveglia dalle 8, ma ho dovuto fare un sacco di cose stamattina, tra cui la spesa, perché ieri sera ho visto un video su TikTok di un toast con l'avocado e mi è venuta una voglia assurda. Allora stamattina sono corsa a prendermi un avocado al supermercato, più altre cosine, e adesso vi faccio vedere tutto. Intanto vi faccio vedere il mio nuovo gioiellino. Raga, in realtà devo ancora imparare un po' ad usarla, eh. Però vediamo come prima prova cosa ne esce. Intanto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto come supporto a questi nuovi video. Allora, iniziamo dalla colazione. Chi mi conosce sa che per me la colazione è il 98% delle volte salata, per forza, la mia preferita. Oggi infatti farò un bel toast. In realtà solo una fetta di pane. No, una o due fette di pane. Fetta di pane tostata, uova strapazzate sopra, metà avocado e sopra assaggio questi semini che è praticamente un mix semi per insalate, si chiama. Vediamo come viene. Momento preferito. Non è marcio, direi che è un buon punto. Direi che è buono. Una cosa onesta, ovvero non sono sempre così precisa e curata nei dettagli delle mie colazioni, anzi solitamente fanno un po' pena. Questa è la mia. E andiamo all'assaggio. Non puoi neanche assaggiarlo. Buonissimo, come previsto. Ok, colazione finita ormai da una mezz'oretta, adesso ci stiamo preparando per andare in palestra. Come vi ho detto prima, oggi allenamento spalle e braccia. Non vi faccio vedere i leggings perché non mi piacciono tanto, è un paio che tengo qua da Filippo di scorta. E invece sopra top di Bombafit, ve lo faccio vedere anche dietro. Mi piace un sacco perché si vede tanto la schiena, anche se oggi non andiamo ad allenarla, ma fa niente, non fa mai male. Piccolo momento media shopping, in caso voleste acquistare qualcosa sul sito di Bombafit potete utilizzare il codice sconto MARTICI10 e avete un 10% di sconto su tutto. Ragazze, adesso che sta arrivando l'estate, io ve lo dico, stanno uscendo anche i costumi di Bombafit, ok? Se andate a vedere tra l'altro la copertina di questo video, magari ve la rimetto qua, il costume della foto centrale è appunto loro, quindi fatemi sapere se acquistate qualcosa col mio codice. Già che vi sto facendo vedere alcune cosine in ambito fitness, ne approfitto per provare insieme a voi il nuovo pre-workout di MyProtein al gusto cola. L'alfa pre-workout secondo me è uno dei migliori in assoluto che c'è sul sito, ce l'ho anche in un altro gusto, adesso ve lo faccio vedere. Arancia e mango, ok? Questo qua è fantastico. Il fatto qual è? È che questo è sempre disponibile fino ad esaurimento scorte, però questo qua alla cola invece è in edizione limitata, è appena uscito sul sito, quindi assolutamente se lo trovate sul sito prendetelo subito perché altrimenti una volta esaurito non lo trovate più perché appunto è in edizione limitata. Questo invece lo trovate sempre. Se invece volete qualcosina di più soft come pre-workout vi consiglio questi due che si chiamano proprio The Pre-Workout, gusto sorbetto al limone, gusto uva. Intanto vi ricordo che il mio codice sconto su MyProtein invece è MARTICOPS e lo sconto varia a seconda delle settimane. Adesso abbiamo appena finito una settimana di super sconti, raga, perché c'era il 50% di sconto con il mio codice. Quindi mi raccomando, andate a seguirmi su Instagram, marti.cops, per rimanere sempre aggiornati perché nelle storie ogni settimana vi pubblico i vari sconti. Allora, di qua ho anche le proteine, le Clear Whey, sempre gusto cola. E il gusto sono, raga, letteralmente le caramelline, quelle piccole alla Coca-Cola. Buonissimo. Si sente anche un po' il frizzantino. E adesso basta chiacchiere, corro ad allenarmi perché altrimenti se mi sale il corpo il pre-workout. Ok ragazzi, eccomi, siamo arrivati in palestra. Adesso iniziamo un po' a scaldarci prima dell'allenamento e poi vi faccio vedere l'allenamento.
ti senti nel tuo habitat naturale? Bella battuta, dopo un po' di mesi non fa più ridere. Allora, questa è la situazione di casa ultimamente da quando Filippo è in gara, ovvero lui deve avere tutte le cose suddivise dalle mie, quindi questo è il suo riso e il suo pollo e dopo vi faccio vedere meglio il tutto. Per il momento abbiamo riso, pollo, pasta, zucchine. Perfetto, questo è il risultato finale, pasta con pollo e zucchine. Cioè, guardate che bella. Tra l'altro una cosa che sto cercando di fare in questo periodo è evitare, dove possibile, il sale. Piuttosto vado a usare le spezie, tipo questa di cui mi sono innamorata, paprika dolce. E ragazze, piccolo reminder per voi, ricordatevi di bere un sacco, specialmente adesso che si avvicina l'estate. Ci siamo intese. Quindi adesso vado a gustarmi questo fantastico pranzetto, mentre Filippo, se vi interessa, sta mangiando questo. Vai. Riso, pollo e zucchine. Allora, baciata dal sole perché, non lo so, mezz'ora fa sembrava stesse per diluviare, adesso è uscito il sole, fa niente, ormai abbiamo capito che il tempo a maggio non c'è stato proprio, non è stato proprio nostro amico, però va bene così. Siamo arrivati all'ora della merenda, io faccio una merenda proprio ridicola, possiamo dire banalissima, ovvero fette di tacchino, per la precisione 100 grammi, io lo amo il tacchino, e per dare un gusto un pochettino più buono, gallette di Alex Theory. Anche per questo, ragazzi, ho un codice sconto per voi, MartyCops, se volete ricevere dei pacchi di gallette ricoperte in omaggio. Sono veramente buone. Quelle salate io le amo, ma anche quelle dolci, raga, per i più golosi. Sono spaziali. Buonasera amici, sono esattamente le 8:30. Siamo appena tornati a casa, che siamo andati a fare un giretto. Vi devo dire la verità, non ho ancora cenato, ma non ho per niente fame, anche perché non mi sento proprio in formissima. Non so, mi sembra tipo di star covando qualcosa. In realtà è più un mal di gola, un po' di mal di testa, sarà, sbalzi di temperatura. Non lo so come mai, spero di riprendermi. Infatti stasera a nanna presto e si riposa. Anche perché oggi è il 29 di maggio, aiuto. Tra esattamente 2 giorni saremo a Rimini Wellness, noi saremo in fiera il 1 di giugno e il 2, non so quando uscirà questo video, vabbè, spero di riuscire a pubblicarlo prima, ok? Mentre il 3 e il 4 giugno saremo al Nameless Music Festival, quindi facciamo questa super tiratona, tra l'altro noi abitiamo a 4 ore di distanza da Rimini e a 10 minuti di distanza dal Nameless, dettagli. Quindi spero di star bene perché già ho Filippo in preparazione per la gara, che è un mezzo zombie che cammina poverino, perché spoiler, la sua gara sarà poi il 10 di giugno. E quindi niente raga, dopo tutto questo monologo con la videocamera andiamo a cenare. Mal di testa a parte, entri in cucina e lo vedi così, cosa pensi? Ehi pupo, cuociamo anche la gatta. Sì. No. Nel frattempo ammetto che mi era venuto un po' di fame, quindi super cena sotto consiglio di Pippo. Filetti di merluzzo, pomodorini e gnocchette di spinaci con un po' delle sue solite spezie, buonissime, o almeno credo, adesso andiamo ad assaggiarlo. Ora prendiamo un pezzo di tutto e buon appetito. Oh, bello, simpatico e pure bravo a cucinare. Ho fatto la giocata. No, te lo giuro, è buono. Oh, sembra buono. Mm-hmm.